Ciao a tutti e benvenuti a un altro appuntamento dedicato a Linea Mistral. Mentre ci godiamo questo splendido tramonto e questo caldo sole novembrile, siamo in procinto di affrontare una sessione di circa 3 notti in una stupenda cava libera dell'Emilia Romagna. Il panorama che ho davanti ai miei occhi è molto suggestivo, siamo infatti in presenza di uno stupendo lago che ci offre molteplici spot su cui porre il nostro interesse. Abbiamo in particolare degli alberi che escono fuori dall'acqua, abbiamo delle isole sia visibili che sommerse e delle grossissime legnaie che siamo in grado di vedere grazie all'utilizzo dell'ecoscandaglio. La temperatura non è ancora freddissima, di conseguenza dovremo fare i conti con una molteplicità di pesci di disturbo quali carassi, pesci gatto, siluretti e anche i gamberi, che sicuramente ci daranno parecchio noia sulle nostre voglie sinnescate. Tutta la mia strategia di pesca è finalizzata nello sbarrare i punti di passaggio che io penso siano interessanti per gli spostamenti delle carpe in questo periodo. Pescherò ad una profondità che va dal metro, metro e mezzo ai 4 metri, che diciamo la massima che ho trovato nella mia zona di pesca. Utilizzerò comunque sia inneschi abbastanza generosi che vanno dal 25 al 30 mm in modo da non dovermi svegliare di notte con carassi, pesci gatti o addirittura grossi gamberi attaccati all'amo. La prima carpettina della sessione è caduta su un innesco combinato con il mio Natty Selfmade e una Coconut Krill della Mistral. Bellissima regina, non enorme ma parecchio combattiva. Come di consueto andrò a mischiare all'interno del mio secchiello della pastura esche che avranno un tempo di lavorazione diverso una volta gettati in acqua. Comincio con descrivere le Mistral che ho deciso di inserire, e sono le Coconut Ice e le Coconut Krill Leon Bartrop. Questo per due motivi essenziali. Il primo è che sono palline che hanno dimostrato di lavorare molto bene anche in condizioni di acqua fredda. Secondo, perché sono esche a base cremosa che tengono lontani i pesci di disturbo come possono essere i grossi gatti americani, siluretti e anche gamberi che purtroppo troviamo in abbondanza in questo bacino. Le altre esche che ho deciso di inserire nel secchiello sono ovviamente le Tiger Nut, precotte ovviamente 2-3 giorni prima di venire a pesca, e delle boilies self-made che per l'occasione mi sono fatto rollare da Guerino Cenacchi della Baia del Pescatore, che tra l'altro ringrazio per il prezioso aiuto e la tempestività con cui mi ha consegnato il prodotto. Questo Natty Mix basa tutto il suo nutrimento con prodotti che si possono acquistare da Outdoor International, come le Pelletal Tiger Nut tritate e il nuovo mix Canapa e Tiger, che risulta particolarmente attrattivo soprattutto in questa stagione. Un'altra piccola cattura di questa sessione
tante carpe di questa dimensione, tutti con questa stupenda livrea e queste pinne caudali grosso fuoco. Eva, dai Eva. Una sessione ricchissima di catture, purtroppo non ci è venuta a trovare una vera e propria big. In ogni caso, durante l'ultima notte di pesca, Federico, il mio compagno, è riuscito a catturare questa stupenda regina di circa 12 kg, la cattura più combattiva in assoluto di tutta la sessione. Bellissima, eccola qua. Anche questa sessione è giunta al termine, non mi rimane che ringraziare tutti voi che quotidianamente visitate la nostra pagina Facebook, il nostro canale YouTube e leggete gli articoli che ormai mensilmente pubblichiamo su Carpe Online di Roberto Di Pamonti. Rinnovo il mio saluto e ci vediamo alla prossima con un'altra puntata dedicata alla linea Mistral Bite. Ciao a tutti!